A differenza di quanto avviene per la chanson de geste, gli autori dei romanzi cavallereschi sono personalità ben individuate storicamente e culturalmente. Si tratta di chierici colti. Sono uomini di cultura, i chierici, che appartengono in genere al clero, di cui il nome chierici, uomini di chiesa, i quali vivono nelle corti feudali sotto la protezione di grandi signori e scrivono per compiacerne i gusti. Le loro opere nascono subito per la lettura, che poteva essere pubblica, nell'ambito della corte, dinanzi a un uditorio di dame e cavalieri, ma anche e soltanto privata e mentale, silenziosa e solitaria. Tra questi autori spicca la figura di Chrétien de Troyes, attivo nella seconda metà del XII secolo. Si tratta dell'autore più importante della Francia del Nord, considerato il maggior poeta medievale prima di Dante. Con il suo nome si sono conservati 5 romanzi del ciclo dei Cavalieri della Tavola Rotonda, i più noti dei quali sono Lancillotto, il Cavaliere della Carretta, e Perceval o il Racconto del Graal.